Oggi si inaugura un appartamento di sgancio che si chiama Meridiano 13 e fa parte della rete SAI. Importante perché il tema dell'autonomia, il tema dell'abitare, il tema del lavoro sono tutti ambiti fondamentali per poter come dire, garantire un vero percorso di autonomia di giovani stranieri che arrivano in Italia e che raggiungono la maggiore età. Questo appartamento si inserisce nel progetto più generale del SAI ed è un ulteriore step che porta, diciamo, questi giovani a poter veramente vivere l'autonomia nella vita quotidiana, quindi attraverso una gestione del vivere quotidiano che passa naturalmente dalle azioni, no? Che possono essere il cucinarsi, la capacità di gestire la parte economica, l'accesso ai servizi, quindi ai servizi sanitari, ai servizi relativi alla documentazione. Quindi sono delle tappe che prevedono un accompagnamento da parte di alcuni di operatori, però un accompagnamento, diciamo, più snello. Non è una struttura residenziale, è a tutti gli effetti un appartamento. Oggi lo visiteremo ed è un appartamento in un condominio. Questi cinque ragazzi quindi vivranno da soli. Si sperimenteranno quotidianamente, avranno il supporto di alcuni operatori, ma non è un supporto H24, perché l'obiettivo è che loro sperimentino una vita autenticamente autonoma. Meridiano 13 è l'evoluzione dell'accoglienza del sistema SAI che noi abbiamo pensato a Palermo. Il sistema SAI, che è il sistema di accoglienza e di integrazione che Palermo ha scelto come forma di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, è composto da 16 strutture per 7 enti gestori. Nel nostro lavoro ci siamo resi conto che i ragazzi, una volta ospiti delle nostre strutture, avevano bisogno di un periodo di accompagnamento prima di poter essere lasciati liberi ad andare per il mondo. Questo accompagnamento si è reso necessario per aiutarli a consolidare quanto appreso all'interno delle comunità nell'ottica di una vita comune e di autonomia personalizzata. Il nostro auspicio è che gli ospiti di Meridiano 13 possano poi sviluppare una vita autonoma ed essere cittadini del mondo, diciamo noi, in forma autonoma, ricordandosi sempre la loro esperienza a Palermo. Oggi è sicuramente un grande traguardo nell'accoglienza e in primis proprio nel senso dell'abitare autonomo e non nell'assistenzialismo, ma proprio nella vera e propria inclusione che parte dall'indipendenza dell'avere una casa che loro gestiranno, che è stata curata nei minimi dettagli e proprio all'ingresso si percepisce l'amore e la cura con i quali diciamo, è stata curata dai responsabili. Veramente un primo passo verso l'indipendenza, ma sicura che il servizio non perderà mai di vista i loro bisogni, li terrà per mano, accompagnandoli in altri traguardi, che sono ovviamente quella dell'inclusione sociale, dell'inclusione lavorativa. Un'accoglienza che parte sicuramente dalla casa, ma che possa essere piano piano verso l'indipendenza e fare parte realmente della nostra comunità.